I due nuovi autovelox all'altezza di Marcena colpiti da 12 proiettili di grosso calibro. GMG in Brasile, Don Danilo, a Rio stiamo vivendo un clima di grande festa. Il comunale di Arezzo apre le porte al calcio femminile. Giovedì sera ad Arezzo nuova edizione di Choco Bike. I locali della provincia di Arezzo ospitano la mostra Gibigiana. Nuovo appuntamento con l'informazione su TSD, in apertura di notiziario la cronaca. Sono 12 i proiettili di grosso calibro, probabilmente calibro 9, rinvenuti stamani dal personale del servizio viabilità della provincia di Arezzo durante un sopralluogo sulla strada regionale 71 sui due nuovi autovelox collocati all'altezza di Marcena. 4 sono stati sparati su quello in direzione Bibbiena e 8 su quello in direzione Arezzo. Alcuni colpi hanno centrato l'obiettivo, divelto alcune lastre trasparenti ed alcune lamiere del casottino. Un episodio che avviene proprio nei giorni in cui sono in corso gli ultimi lavori di allestimento prima dell'inizio del collaudo tecnico degli strumenti. Voltiamo pagina, GMG in Brasile, Don Danilo a Rio, stiamo vivendo un clima di grande festa. Danilo, ormai stiamo entrando in piena GMG, come avete vissuto l'arrivo in Brasile di Papa Francesco? Siete riusciti in qualche modo a seguirlo e qual è il clima che si respira nel gruppo? Allora, innanzitutto si respira un clima veramente di festa. In qualsiasi angolo della città di Rio de Janeiro c'è uno zainetto, una bandiera, una maglietta che in qualche modo ci fa sorridere e colora questa città. L'accoglienza del Papa è stata incredibile perché tutte le vie si vedevano anche dalle televisioni che ogni tanto si scorgevano dentro i negozi, dentro i bar, tutti quanti parlavano di lui e tutti erano rivolti a lui. L'entusiasmo è stato incredibile perché c'era una folla di giovani che tra un incrocio e l'altro riusciva veramente a non soltanto salutarlo ma addirittura avvicinarsi così tanto da toccarlo. Ecco, tutti volevano essere presenti, tutti volevano viverlo in prima persona, tutti volevano essere nella sua vita, nel suo viaggio con i giovani. Adesso qual è il programma che vi aspetta nelle prossime giornate? Parlerò di questi due giorni perché credo che poi sarà molto, molto sempre più intenso. Oggi abbiamo stasera la celebrazione eucaristica alle 19 con il cardinale di Rio de Janeiro, proprio sulla spiaggia di Copacabana. Noi siamo proprio qui a 200 metri dalla spiaggia, nella parrocchia di San Paolo Apostolo, proprio nella Casa Italia, una cosa stupenda perché in un attimo riusciamo veramente a vedere anche una spiaggia stupenda che tante volte si è vista in televisione, in cartolina, e sarà lo scenario più bello per questa celebrazione eucaristica, quindi tutti i giovani sulla spiaggia. E poi domani, oltre all'inizio delle catechesi, ognuno nella propria lingua, ci sarà anche la sera la festa degli italiani, che potete seguire anche proprio dall'Italia in diretta, perché questa sarà una cosa bella, vivere tutti insieme, e lì ci sarà un grande entusiasmo perché già lo vediamo nei pochissimi momenti in cui comunichiamo con gli italiani, c'è un grande entusiasmo, quindi domani sarà sicuramente una festa molto molto bella. Voltiamo pagina, ci occupiamo di istruzione, adesso 173 posti in più nelle scuole toscane, 150 come collaboratore scolastico e 23 come assistente amministrativo che verranno ridistribuiti tra gli istituti in maggiore difficoltà con gli organici ATA. Le scuole della provincia di Arezzo devono inoltrare le eventuali richieste o reiterare quelle già fatte ai provveditorati all'URSS toscana entro il 6 di agosto. La richiesta di organico aggiuntivo ATA, commenta Alessandro Gabrielli, segretario provinciale del sindacato scuola CGL, trova fondamento nel fatto che nella nostra regione, in particolare nella nostra provincia, nessun edificio scolastico è stato soppresso. È inoltre aumentato il tempo pieno e il numero degli alunni.
Rispetto all'anno in corso sono quindi rimaste immutate le esigenze di apertura, chiusura e vigilanza. La FLC-CGIL chiede uno sforzo alle scuole in un momento particolare dell'anno scolastico nel verificare le esigenze di organico. Passiamo alla pagina sportiva. Adesso lo stadio Città di Arezzo si tinge di rosa. Da settembre ospiterà le partite della Stella Azzurra. L'ultima stagione sportiva si è conclusa con un bilancio più che positivo. La vittoria del campionato regionale giovanissime, la Coppa Toscana di Serie C e il relativo campionato regionale in Serie A2. Parliamo del settore calcistico femminile della polisportiva Stella Azzurra, la cui prima squadra disputerà il prossimo campionato con un'importante novità. A partire da settembre lo stadio Città di Arezzo aprirà le sue porte alle partite delle giocatrici della Stella Azzurra. Sarà infatti il comunale aretino ad ospitare i match dell'11 rosa di Giovi. Per noi è il massimo che poteva succedere. Quando abbiamo chiesto all'amministrazione sommessamente la possibilità di giocare allo stadio, speravamo in una risposta positiva, ma non eravamo certi. Invece è arrivata la risposta più che positiva, per questo offriamo a tutti i nostri supporter, ai nostri appassionati, il palcoscenico migliore che la città poteva dare. Grande soddisfazione per la società, ma anche per le ragazze. Questo richiederà un impegno ancora più grande. Io credo che per le ragazze sia il massimo, perché non, raramente, come hanno detto prima qualcuno prima di me, raramente le squadre femminili giocano nello stadio principale della propria città. Il mondo femminile è stato fino ad oggi lasciato un pochino in disparte, parlando di calcio ovviamente, è importante, ma questo me lo dicono i vertici federali, quando a Coverciano ci vediamo o a Roma, dicono sempre giustamente il mondo femminile va valorizzato, perché quando ne parliamo con le altre federazioni in Europa poi noi siamo ancora quella rimasta più indietro. Allora se vogliamo valorizzarlo dobbiamo farlo crescere, per crescere c'è bisogno di sostegno sia economico che di sostegno in termini di visibilità. Continuiamo a parlare di sport, perché ieri l'assessore comunale Stefania Maggi ha partecipato a Roma all'incontro con il ministro Cécil Kyenge, il network Le Città del Dialogo. Erano presenti il coordinatore nazionale Franco Corradini e Youssef Salm, assessore del comune di Novellara in provincia di Reggio Emilia. Due i temi: l'accesso allo sport dei bambini stranieri e il ruolo dei comuni nel piano nazionale antirazzismo. Sul primo, il comune di Arezzo si era già fatto promotore di un incontro nazionale in Palazzo Comunale nel dicembre scorso con enti locali, federazioni sportive e comunità straniere. Giovedì sera ad Arezzo torna l'edizione di Choco Bike, una pedalata in famiglia per le vie cittadine. Giovedì 25 luglio si svolge la manifestazione Choco Bike. Qual è il programma per quest'anno? Allora, per quest'anno, come del resto tutti gli anni, si tratta di una pedalata lungo le piste ciclabili di Arezzo. Toccheremo certo i vari parchi anche per dare un pochino più di respiro a questa pedalata, va bene? Quindi il Parco Pertini, il Parco Ducci e poi partendo da Piazza della Repubblica, cioè piazza lì alla stazione, prenderemo i nostri affiliati, chi vorrà partecipare. Sarà anche quest'anno il 25 luglio alle ore 21, quindi anche in collaborazione con la Notte Rosa, per cui chi vuole venire si dovrà recare in Piazza Repubblica e da lì partiremo per le piste ciclabili. Sarà un percorso di 6 o 7 chilometri, non di più, e raggiungeremo poi il bar Chocolate per un cono gelato gratuito. Si tratta di una pedalata in tutta tranquillità, quindi saranno molto le famiglie, i bambini, e è sempre una manifestazione gradita per la cittadinanza d'Arezzo. Quindi la FIAB ogni anno la rinnova, insomma. In occasione della Notte Rosa 2013, giovedì 25 luglio, la Casa Museo di Ivan Bruschi apre le porte al pubblico dalle ore 21 alle ore 24. L'ingresso sarà gratuito per il pubblico femminile, mentre gli altri visitatori potranno entrare al prezzo speciale di 2 euro. Ampia l'offerta culturale della serata presentata dalla Fondazione Bruschi. Oltre all'opportunità di visitare la dimora e la collezione dell'illustre antico
antiquario aretino, sarà possibile infatti ammirare le due esposizioni attualmente presenti al museo, sia la mostra recentemente inaugurata dai macchiaioli al Novecento, opere della collezione Olsky curata dal dottor Carlo Sisi, sia l'esposizione delle opere delle artiste Carol Feuermann e Chiharu Shiota, parte del percorso Icastica. Dal 18 luglio al 4 agosto i locali della provincia di Arezzo ospitano la mostra Gibigiana. Nell'atrio d'onore della provincia di Arezzo fino al 4 agosto sarà possibile visitare la mostra dal titolo Gibigiana con al centro dipinti riflettenti. Perché avete scelto questa tematica? Perché è una tematica che ci unisce, i dipinti riflettenti nel senso sia oggettivi, per cui i riflessi dell'ambiente circostante si appoggiano sulle cromature delle auto o sul vetro di un vaso dove c'è dentro la storia di un pesciolino. Due, le artiste in mostra, che tecniche avete utilizzato? Allora, le tecniche nel caso di Maura Giussani sono principalmente olio, policarbonato su tela o anche su carta, a volte anche acquerelli, mentre nel caso delle mie opere sono opere su carta da modelli, per cui c'è il modello di riferimento, e sono con tecniche che vanno dall'olio, china o grafite, quindi ci sono opere sia grafiche che dipinti. Chi fosse interessato, quando può venire a visitare la mostra? Tutti i giorni dalle 10 all'1 e il pomeriggio dalle 4 alle 7 e mezzo, e in questo periodo che ci sono delle manifestazioni al Giardino delle Idee, anche la sera dopo cena fino a tardi, e fino al 4 di agosto, comunque il sabato e la domenica, orario continuato. Ricordiamo ai cittadini che l'ingresso è gratuito. Certo, certamente. L'arte deve essere fruibile da tutti gratuitamente. Tanto spavento per un incidente che poteva essere ben più grave. Un asse di legno del palco allestito in piazza San Domenico ha ceduto ieri sera mentre era in corso lo spettacolo del gruppo russo Folk Dance Ensemble Melizza nella prima serata della 18ª Festival del Folklore. Due componenti della banda rimasti feriti, per uno è stato necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale San Donato. Il palco è già stato smontato dagli operai del comune di Arezzo e lo spettacolo in programma per stasera è stato confermato, anche se gli artisti dovranno esibirsi direttamente sul selciato di piazza San Domenico. Aumentano gli abbandoni di felini anche nell'Aretino, in loro difesa interviene lo scudo di panna. La situazione dell'estate 2013 per gli abbandoni degli animali domestici ad Arezzo? La situazione è drammatica, quest'anno più degli anni precedenti, probabilmente dovuta alla crisi. Le persone hanno abbandonato veramente centinaia di cucciolate di gatti nei secchi della spazzatura, come capita, anche nei campi sotto il sole, dei cuccioli talmente piccoli che non sono assolutamente in grado di sopravvivere da soli. Un'abitudine, un'azione barbara che va scongiurata, anche perché poi le alternative ci sono, le alternative anche messe in campo dallo scudo di Pan, che può accudire gli animali domestici, i nostri amici, anche al domicilio della persona stessa. Certamente, questo è uno dei servizi che negli anni appunto ha reso notorio lo scudo di Pan anche nel nostro territorio, perché comunque facciamo sitteraggio sia per cani che per gatti presso l'abitazione, perché si pensa che si possano lasciare ovunque, come nell'asilo, no? I nostri animali, però loro hanno un distacco dalla propria casa e delle proprie abitudini. Lo scudo di Pan aiuta le persone, ma anche le persone devono aiutare lo scudo di Pan, per cui invitiamo i nostri telespettatori a partecipare alle iniziative, a cominciare da sabato prossimo una simpatica cena in quel di Subbiano. Certamente, abbiamo questo appuntamento particolare per sabato prossimo, il 27, presso Subbiano, vicino alla piscina dove c'è appunto il centro sociale, con una bella cena vegetariana che noi invitiamo tutti a venire con modica cifra di 20 euro. Ecco, diciamo anche loro. Sì, la sera alle 20:30, quindi però c'è bisogno di prenotarsi, 20 euro e ci aiuterete a controbattere questo problema degli abbandoni.
Domenica 14 luglio si sono svolte le votazioni per il rinnovo delle cariche del direttivo del gruppo Campanari Borgo Sansepolcro. Alla fine dello spoglio la commissione elettorale si è trovata di fronte a tre ex aequo e non essendo nello statuto organico e nemmeno nel regolamento elettorale del gruppo un articolo che potesse redimere la problematica, la stessa commissione elettorale ha dovuto riproporre le elezioni per il ballottaggio tra i tre ad ex aequo, sentito anche un legale. Pertanto sono indette per domenica 28 luglio dalle 10 alle 17 le elezioni di ballottaggio tra i tre candidati che hanno ottenuto gli stessi voti. Le votazioni si svolgeranno come di consueto presso il campanile della concattedrale di Sansepolcro e dovranno essere date in quell'occasione due preferenze su tre. Questa era la nostra ultima notizia, adesso il meteo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti di tipo basso al mattino. Nel corso delle ore centrali della giornata, locale sviluppo di nuvolosità. Le temperature minime stazionarie o in aumento, massime in lieve calo. E con il meteo è davvero tutto, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Non mi resta dunque che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TSD.